Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 4, contrari 20, astenuti 10, respinto. Passiamo alla mozione numero, al punto numero 7, mozione relativa al decreto legislativo 133/2013 IMU Banca Italia. La parola al primo firmatario, proponente della mozione, consigliere Massimo Parise. Grazie Presidente. Può sembrare strano presentare una mozione di questo tipo in un consiglio di zona, perché uno dice sono cose grandi, non riguardano il territorio, può non interessarci. Ma dietro qua infatti non chiedo nulla se non quello di mandare, e questo ci è consentito, un telegramma al Presidente della Repubblica, dove non so se l'ha già firmato perché l'avevo chiesto urgente per settimana scorsa, o quantomeno se l'ha già firmato, questo a me non ancora risulta perché non ho visto la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, se questo decreto può essere fermato, ma per un semplicissimo motivo. Non è tanto per un discorso di cassa, perché su quello potrebbe essere opinabile, ma io credo che sia ora di dare un senso che in Italia non devono più esistere degli intoccabili. Cioè ci stanno facendo una serie di manovre, e apro una piccola parentesi perché la reputo molto importante, tipo quella sulle pensioni d'oro. Non è tanto che bisogna tagliare le pensioni, perché se uno ha versato i contributi è giusto che li abbia. La proposta di Fratelli d'Italia l'altro giorno in Commissione Bilancio era quella di dire che andiamo a vedere chi prende più di 100.000 euro all'anno, gli garantiamo comunque 5.000 euro al mese, quindi non penso che fosse poco, però quello che prendeva in più lo andiamo a rivalutare in base ai contributi versati. Questa per me era un atto di saggezza, quindi non un taglio lineare, ma un taglio su ciò che gente prendeva senza averne diritto, ma non solo dice vabbè li prende, ma perché va a togliere il futuro a quelli che il diritto dovrebbero averlo. Questo disegno di legge è stato bocciato da Forza Italia, Nuovo Centrodestra, PD e SEL, mentre 5 Stelle e Lega l'avevano votato a favore. Lo stesso è successo per il decreto Banca Italia. Vi evito tutta la storia. Praticamente c'è stata una rivalutazione fittizia di 156.000 euro che erano stati depositati nel 1936, che con una legge del 41 furono poi espropriati per darlo come fondo di sicurezza a Banca Italia, e con una rivalutazione, ripeto, d'ufficio era salita a 7 miliardi e 500 milioni di euro. Questi soldi non sono soldi privati, sono soldi dei cittadini, sono soldi pubblici che vengono trasferiti sempre virtualmente in base a delle quote a delle banche private, le quali adesso faranno una legge che non potranno detenere più del 3% di Banca Italia, le quali quote verranno rivendute a Banca Italia e Banca Italia dovrà pagare per riavere i fondi che già aveva. Cioè, signori, ma manco Totò quando ha venduto la Fontana di Trevi ha fatto un'operazione del genere. Questa cosa è passata. Ecco perché quando noi ci lamentiamo, non abbiamo i fondi, non possiamo fare le iniziative, beh, avere un po' di coraggio a volte, indipendentemente dai proponenti, questo secondo me è una mozione da votare all'unanimità, perché dire ci hanno, scusate il termine ma rendi l'idea, ci hanno fottuto 7 miliardi e mezzo, cioè 15.000 miliardi delle vecchie lire, che fino a qualche anno fa era una finanziaria, perché se vi ricordate le finanziarie quando c'era la lira erano da 15-20.000 miliardi, e tutti d'accordo, contenti. Beh, mi dispiace, a me questa cosa non è piaciuta neanche un po', ma più che altro perché mi sento offeso come cittadino italiano che chi è lì seduto al Parlamento si è potuto permettere il lusso di fare questi tipi di regalie sulle mie spalle di contribuente, come su quelle di tutti voi che siete seduti questa sera qua, ma nello stesso tempo la cosa ancora più grave che questa operazione toglie la sovranità a Banca Italia, perché una banca senza soldi non serve assolutamente niente, diventa un ente amministrativo, non potrà più emettere moneta, quindi se la Lega per esempio, tanti dicono che non è vero ma voglio vedere senza fondi come per emettere moneta, perché i fondi auri che adesso sono presenti, verranno, che non è previsto nel decreto, ma verranno venduti per riacquistare le quote che sono state date alle banche private. Ecco, questo è il giro del fumo, ho cercato di semplificarlo. Quindi mandare un telegramma dicendo che
io mi auguro, 41 persone elette con le preferenze e non nominate da nessuno dei grandi partiti, anche questo ci tengo a fare un piccolo inciso, che quindi rappresentiamo delle persone che ci hanno eletto e chiediamo al Presidente della Repubblica di non portarci via dalle nostre tasche i soldi, sia un atto dovuto. Grazie per l'attenzione. Capogruppo Crivio. Grazie Presidente. No, noi condividiamo la mozione presentata dal capogruppo Paris, anche se pensiamo che molto difficilmente potrà non firmare il Presidente Napolitano questo decreto legislativo. Non sto tanto a dilungarmi a entrare nel merito della questione su quello che è successo in Parlamento riguardo Banca Italia, però mi devo congratulare col capogruppo perché in maniera competente e seria ha spiegato in maniera anche molto sintetica quello che è avvenuto, ovvero il regalo che hanno fatto agli amici degli amici. Però vorrei sottolineare due cose riguardo alla sovranità monetaria e sovranità nazionale. Per quanto mi riguarda, noi la sovranità nazionale non l'abbiamo mai avuta, in quanto abbiamo 113 basi NATO sul nostro territorio e abbiamo decine e decine di testate atomiche sotto i nostri sederi. Però è anche vero che l'Unione Europea, cioè con l'ingresso all'interno dell'Unione Europea, questa sovranità nazionale è sempre venuta più a mancare. E non a caso in questi ultimi anni stanno attaccando in maniera bipartisan la Costituzione italiana, per forza di cose, perché se tu devi entrare dentro un organismo sovranazionale devi cedere le proprie quote di sovranità. Riguardo la sovranità monetaria, dal 1981 che è iniziato questo attacco col ministro Andreatta, che ha staccato la Banca Italia dal Ministero del Tesoro, poi la cosa è proseguita nel tempo, col 1992, guarda caso, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo Mani Pulite, dopo l'incontro sul Panfilo Britannico in cui hanno deciso di svendere il nostro patrimonio pubblico, costituito dalle banche dell'IRI, dalle proprietà delle aziende dell'IMI. Dopo, casualmente nel 1992 iniziò ad avere una certa autonomia la Banca d'Italia e il tasso di interesse non veniva più deciso dal Tesoro ma dal governatore stesso. Ma io penso che sia utile parlare anche di queste cose all'interno di questo Consiglio di zona, perché se noi facciamo politica mi pare giusto e doveroso fare politica anche a certi livelli, senza ovviamente perdere di vista il ruolo che stiamo svolgendo qui all'interno, che è quello di occuparci di cose piccole. Però le cose piccole, e se non abbiamo i soldi, i fondi per risolvere le cose piccole, il problema non è perché Pisa è cattivo o perché il governo è cattivo, il problema è perché si risponde, soprattutto che il governo risponde agli interessi forti che sono quelli stranieri. A me viene in mente, sempre tornando al discorso della sovranità nazionale, cioè gli Stati Uniti d'America hanno intercettato mezza Europa e nessuno ha detto niente, soprattutto in Italia. L'unica che ha avuto il coraggio di alzare la voce è stata Angela Merkel, che seppure lontana dalle mie posizioni politiche la rispetto per quello che sta facendo per il suo paese, non per il nostro. Se parliamo di sovranità nazionale, vediamo i recenti bombardamenti in Libia. C'è la borghesia, io sono comunista, per me la borghesia è parassitaria, perché se non sarei comunista, ma qui veramente siamo oltre, c'è proprio straccione, una borghesia che bombarda i propri interessi nazionali per fare i favori degli altri, della borghesia straniera. Io mi fermo qui perché sennò mi dilungherei troppo e mi pare di essere già uscito un po' troppo fuori tema, però penso che la mozione presentata da Paris va accolta in maniera molto molto positiva e ringrazio il capogruppo per questo. Consigliere Bina. Sì, grazie, buonasera a tutti. Il tema è complesso e mi sento di fare prima una valutazione assolutamente personale, e quando intendo assolutamente personale vuol dire che non necessariamente può essere condivisa dal gruppo. Questo ennesimo decreto d'urgenza, che poi è stato convertito entro i 60 giorni, se no come da
legge dello Stato decade, contiene al suo interno questioni che nulla hanno a che vedere fra di loro. Cioè c'è un vizio italico, indipendentemente dal colore politico che c'è al governo, che gestisce la politica italiana come urgenza. Cioè si fa il decreto d'urgenza perché bisogna andare a rattoppare, a sistemare un qualcosa che è sfuggito di mano o non è stato sufficientemente valutato, e fa sì in questo caso che la rivalutazione delle quote di Banca Italia era insieme alla cancellazione definitiva della rata IMU. Domanda: che c'entrano le due cose insieme? Non lo so. Allora, questo poi porta a queste situazioni che abbiamo visto: il blocco del Parlamento, lo stallo, alzare i toni e creare tutte queste situazioni che umiliano anche il Parlamento e la nostra nazione in toto, perché è chiaro che poi quando vai di fretta rischi di commettere anche qualche errore. Questa come premessa generale sulla questione dei decreti d'urgenza. Sul caso specifico, tutto nasce dal fatto che, come ha detto il proponente, la Banca d'Italia aveva come quote societarie un importo pari a 156 mila euro, ovvero i vecchi 300 milioni di lire, che derivano da un valore fissato nel 1936, quindi veramente stiamo tornando indietro nella storia. Tenendo conto che le riserve della Banca d'Italia sono pari a 23 miliardi di euro, ben capiamo quale diversità di importi si sta parlando. Dopo tutta una serie di verifiche e di valutazioni fatte dalla Banca d'Italia in accordo con la Banca Centrale Europea, perché da quando c'è l'euro la Banca d'Italia deve sottostare a delle precise direttive della Banca Centrale Europea, adesso si sta andando verso il controllo europeo dei principali istituti di credito per dare una stabilità al sistema bancario dell'Europa. Sistema bancario che, piaccia o no, rappresenta una delle ossature su cui si reggono le economie mondiali, e quindi non si può far finta di dire: ah, le banche sono tutte cattive, le banche non vanno bene, perché poi con quelle istituzioni noi abbiamo a che fare tutti i giorni. Io sono andato a prendermi la documentazione della Banca d'Italia, che fa delle considerazioni e dà delle risposte in merito appunto a questa legge numero 5 del 29 gennaio 2014, quella approvata e quella oggetto della mozione. La Banca d'Italia era e resta un istituto di diritto pubblico che svolge funzioni pubbliche su cui nessun soggetto privato mai ha potuto né mai potrà esercitare alcuna influenza. Questo viene chiarito ed è una nota ufficiale di Banca d'Italia, che è stata anche concordata e verificata insieme alla Banca Centrale Europea e agli organismi di controllo che regolano il sistema creditizio italiano ed europeo. La volontà di andare, prendo il tempo di Mauri. Questo tentativo di andare a rivalutare le quote, che non sono azioni, sono quote, e non è sottile la differenza. Quote di rappresentanza. Esatto. Era partito con una legge sul risparmio del 2005, poi dopo è naufragata perché
il trasformare queste quote in riacquisto da parte dello Stato italiano comportava una modifica legislativa, insomma è complesso l'argomento. Quindi di fatto si sta portando avanti questo discorso da decenni, no? Come conseguenza di quel famoso 1936 da cui poi di lì non ci si è mossi. Ora è stata fatta una valutazione in base anche alle riserve di Banca d'Italia ed è stato deciso che la cifra del valore, diciamo, di Banca Italia era compresa tra i 5 e 7 miliardi e mezzo di euro. Ora, che cosa è successo con questa legge? Con questa legge è stato deciso di spostare parte delle riserve che erano state messe a bilancio nel corso degli anni dalle riserve al, chiamiamolo così, capitale di queste quote. Quindi tecnicamente cambia solo la destinazione, cioè entrano nel capitale sociale e escono da quelle riserve. Quindi non c'è nessun esborso. La questione poi prevede anche che attualmente i due principali, chiamiamoli, detentori di quote di Banca Italia, Intesa San Paolo e Unicredit, che inizialmente erano banche di interesse nazionale, le famose BIN, poi nel corso degli anni sono state privatizzate, devono scendere molto dalle attuali quote in possesso, cioè San Paolo dal 42, Unicredit il 22, devono scendere al massimo al 3%. C'è però anche tutta un'altra questione che oggettivamente non ho ho letto, ma non sono riuscito a comprendere fino in fondo perché, ripeto, l'argomento è molto complesso e tecnico, che prevede che le quote devono essere messe sul mercato e chi può comprarle sono altri istituti di credito, assicurazioni, fondi pensione, cioè società che hanno a che fare con la finanza. Nel caso non si trovassero questi acquirenti e la vendita deve avvenire entro i prossimi 3 anni, la Banca d'Italia ricomprerebbe temporaneamente queste quote andando a prendere dalle riserve il suo possesso per poi rivenderle sul mercato. L'altra questione riguarda quelli che sono gli utili di Banca Italia, cioè Banca Italia, anche se non si capisce come, ma battendo moneta ha degli introiti che vengono girati in minima parte a coloro che sono proprietari delle quote. Il resto viene pagato in tasse e tutto quello che avanza, una parte va a riserva, quindi ad accrescere le riserve valutarie di Banca d'Italia, e tutto il resto finisce allo Stato. E sono cifre consistenti. Okay. Allora, vado a chiudere. Quindi, la questione è che potenzialmente le banche da questa operazione, come dice peraltro Banca Italia, potrebbero generare degli utili che servono per accrescere il patrimonio delle banche stesse, perché con la crisi di questi anni i loro coefficienti di solvibilità, di forza, sono andati decrementandosi e quindi abbiamo visto che ci sono state delle ricapitalizzazioni, è subentrato anche lo Stato con dei bond e con delle cose così. Ora, la questione è che, ripeto, il decreto
probabilmente è stato scritto di fretta, è stato approvato d'urgenza e si poteva fare meglio, tutto quello che vogliamo. Però parte da lontano e aveva una oggettiva necessità di essere esaminato e approvato, perché mantenere un capitale di 300 milioni di vecchie lire alla Banca d'Italia al giorno d'oggi non ha più senso. Sulla questione che invece fa riferimento della perdita della sovranità monetaria nazionale, io personalmente non vedo questo decreto abbia portato a quello che dice il proponente, ovvero noi abbiamo deciso di entrare nell'euro, la Banca d'Italia come tutte le altre banche centrali ha ceduto parte consistente della sovranità alla Banca Centrale Europea, e quindi non è, credo, il decreto, anzi la legge, perché adesso è legge appena verrà firmata, che ha creato quello che la mozione va a segnalare, ma è una volontà politica che molti anni fa è stata condivisa dai paesi dell'Unione Europea nel dar vita all'euro. Dopodiché sulle consigliere questioni Bina, chiudo, se conclude, dopodiché qua mi fermo sopra di due minuti. Scusi, dopodiché qua mi fermo, perché sulle scelte e sulla questione politica di che cosa votare sarà il mio capogruppo a dare un parere. Consigliere Newsday. Grazie Presidente. Io volevo dare solo un paio di contributi a ciò che ha già introdotto il consigliere Bina, cioè che da quando si è insediato questo governo ha già fatto 13 decreti, uno al mese praticamente, esautorando praticamente il Parlamento. E questo modo di portare in discussione argomenti così importanti come questo di Banca Italia, e non dimentichiamoci anche il decreto antifemminicidio che conteneva risoluzioni per la pirateria informatica, per la sicurezza in Africa, ce n'era di tutto dentro, quindi questo mi fa capire il modo con cui viene coinvolto il Parlamento nelle discussioni e nelle argomentazioni su queste materie. Oltre ai decreti sono state già date sono già state chieste sette volte la fiducia, e anche questo vi fa capire in che modo sta in piedi questo governo. E riallacciandomi al discorso delle pensioni, non ci sono solo le pensioni d'oro, ci sono anche quelle pensioni regolate dall'articolo 31 della legge 300 degli anni 70, che permettono a dirigenti che lasciano l'attività lavorativa per entrare in politica di farsi pagare dalla comunità i contributi fino al rientro o al lavoro oppure direttamente in pensione, e ci sono politici anche di un certo livello che hanno fatto proprio questa furbata per farsi pagare da noi cittadini questi contributi. Quindi non ci sono le pensioni d'oro, bisognerebbe anche attaccare queste pensioni qui, proprio in prospettiva del fatto che non hanno pagato i contributi, quindi è giusto che non ricevano questo tipo di pensioni. Grazie. Se non ci sono altri interventi, consigliere, mi metto per ultimo come conclusione. Capogruppo Indovino, e poi per le repliche eventuali al... No, mi scuso perché avevo visto la terza, poi ho passato lo sguardo e non c'ero più. Attendevo di ascoltare la sua voce. Ha detto moltissimo il consigliere Bina, e quindi non sto a dilungare. La prima cosa è questa, ed è molto semplice: i due temi erano insieme perché
nel decreto relativo all'IMU la copertura era da trovare. Guardate, dunque, cioè io diciamo adesso faccio spoiler, faccio assistente parlamentare, quindi due o tre robe diciamo le conosco, non è per menarmene, però sul decreto IMU c'era scritto che le coperture dovevano essere trovate, adesso lo leggo così siamo tutti contenti. No, c'era scritto: è messa a carico del settore creditizio, finanziario e assicurativo, nonché della stessa Banca d'Italia, con l'aumento degli acconti IRES e IRAP e con un'addizionale straordinaria alle aliquote IRES per un totale di 2,163 miliardi nel 2013 e 1,5 nel 2014. Allora, c'è scritto anche Banca d'Italia. Non ho detto solo, sì, ma non ho detto solo Banca d'Italia, ho detto anche. No, va bene. Quindi questo. Quindi i due, diciamo, i temi sono legati per questo motivo. Tutta la spiegazione sulla ricapitalizzazione, sul passaggio da riserva a capitale sociale per permettere alle banche di rispettare, pur rispettando Basilea 3, di erogare credito alle piccole e medie imprese, è un altro tema di cui il collega Bina ha accennato e per cui non sarò a dilungarmi. Un piccolo appunto sul tema delle pensioni, visto che è stato citato, anche se non sembra, la deputata Meloni, a cui va tutto il mio rispetto per il lavoro e per l'impegno che ci mette, ha già provato a fare questo e già la Corte Costituzionale, se non vado errato, ha detto che non si poteva fare perché sono diritti acquisiti e quindi non vanno toccati. Ricordo anche al capogruppo Parise, che essendo molto informato sicuramente saprà, che nell'ultima stabilità, quella votata nella stabilità 2014, votata alla fine dell'anno 2013, questo governo ha tassato le pensioni sopra un certo reddito per il 3% per i prossimi 3 anni. Quindi c'è già, ed è stato un escamotage proprio per evitare di incappare nei richiami della Corte Costituzionale e per incappare di nuovo nel problema dei diritti acquisiti, che la mozione della deputata Meloni non è ancora riuscita a risolvere, dopodiché lo può continuare, ma non siamo in Parlamento. Il terzo punto che faccio è questo: io mi ricordo all'inizio della consigliatura anche gli esponenti del Movimento 5 Stelle sottolineavano il fatto che qui in consiglio di zona sarebbe il caso, per evitare di tediare i cittadini con cose di cui noi diciamo non siamo perfettamente a conoscenza e su cui non abbiamo potestà, di parlare. Perciò guarda, non fosse altro, al di là del merito su cui sono profondamente in disaccordo, ma il gruppo del Partito Democratico voterà contro perché non ritiene che, io diciamo, mi fa piacere notare la maleducazione del capogruppo Parise che mi ride in faccia, come si confà. L'ho detto, io ho detto voto contro perché oltre a non essere, l'ho detto, capisco che ascoltare sia una cosa complicata, ma capisco che ascoltare sia difficile. Dico che oltre al merito della questione, su cui sono in profondo disaccordo, quindi lo esplicito, voto contro in linea di priorità perché non credo che questo consiglio di zona debba perdere tempo e discutere cose che non ci competono. Grazie. Capogruppo Melone, poi consigliere capogruppo La Terza. Grazie Presidente. No, mi compiaccio che questa sera abbiamo avuto un supplemento dei lavori parlamentari in quest'aula. Forse abbiamo delle manie di grandezza. Sono cose che non ci competono. Preferirei si intervenisse più nel merito delle cose che ci competono. E comunque ritengo che abbiamo molto da imparare e molto da fare qua dentro. Non dilunghiamoci su cose su cui il nostro parere non conta meno di nulla. Non, come cittadini, come attivisti politici possiamo intervenire, ma all'interno di quest'aula non abbiamo nessuna competenza per intervenire. Capogruppo La Terza.
Sì, grazie Presidente. In effetti non è compito di questo Consiglio di zona discutere di, diciamo, di certi argomenti. In ogni caso, e comunque questa proposta, volevo ricordare al capogruppo Indovino che non è stata portata in aula dal Movimento 5 Stelle, ma da... Dobbiamo... Cioè, posso parlare? Ok. E, dicevo, è stata portata da Parise con una certa urgenza allo scorso consiglio per insomma, inviare un segnale al Presidente della Repubblica per fermare quello che era stato una, diciamo, un, come dire, un po' insomma, la pratica del, una critica a quella che è la pratica dei decreti d'urgenza. Per cui, allora, qui adesso si sta, appunto, dicevo, non dovremmo parlare di fatti del Parlamento, ma di cose del Consiglio di zona. Noi all'inizio del Consiglio siamo usciti perché forse anche qualcuno del PD ha iniziato a fare da sponda su eventi che sono avvenuti proprio, immagino, perché siamo stati fuori, non abbiamo voluto ascoltare l'intervento, dato che c'era stato anche chiesto una certa compostezza e noi ci eravamo adeguati, ma non perché, proprio per natura. Invece si vuole comunque buttarla in polemica inutile. Visto che ci avete tirato dentro, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare a prendere ancora schiaffi da voi? Spero proprio di no. Quindi è inutile. Il Presidente, il mio collega a Newsday ha già ricordato il decreto sul femminicidio. Fa veramente l'ipocrisia, fa una certa specie di ipocrisia di certe persone che deve mettere davanti il sesso quando si deve parlare di democrazia. E lo si è fatto con la violenza, con ancora ritirando in ballo la violenza sulle donne per degli eventi che sono venuti fuori alla Camera proprio a seguito del decreto IMU Banca Italia, così come quando si parla di femminicidio si mette dentro i notav, si mette dentro cose che non c'entrano nulla con l'oggetto e poi si taccia una parte politica di essere... Siamo in un consiglio di... Stiamo all'argomento e non al dibattito che è emerso. Ma perché all'inizio si stava al dibattito, cioè il tema è da consiglio di zona, in più... Giusto per rimarcare, ed era una cosa che comunque non avrei neanche voluto riportare, per un motivo o per un altro, si va ad imitare anche la Boldrini in aula, non permettendo a qualcuno di fare la dichiarazione di voto nello scorso consiglio. Per cui diamoci una calmata. E in ogni caso, visto che, voglio dire, sta portando sicuramente più tempo, perché ovviamente sulle cose su cui non abbiamo competenza andiamo ad appassionarci. Si poteva prendere la mozione d'urgenza giovedì scorso e analizzarla giovedì scorso. E comunque ringrazio anche il consigliere Parise per aver portato il consiglio a confrontarsi su un argomento sì importante, però purtroppo che non è competenza di questo consiglio di zona. Però ricordiamoci che questa zona ha 190.000 abitanti e magari un parere verso il Presidente della Repubblica potrebbe avere il suo eco, ma sappiamo che così non sarà, ma sarà soltanto una sceneggiata di non so, cioè l'argomento che ha preso più minuti in tutta la discussione della sera e che non c'entra nulla con il consiglio di zona. Consigliere capogruppo Fede Pellone. Non c'è? No. Rinuncia all'intervento. Parise. Grazie, cerco di essere brevissimo, però se c'è attenzione penso che in un paio di minuti risponda a tutti. Prima di tutto è stata citata la Corte Costituzionale sulle pensioni, è vero, la Corte Costituzionale ha detto che non si possono toccare le pensioni d'oro, ma ha ribadito il blocco previsto dal decreto Salvitalia per le pensioni inferiori a 1.400 euro, tanto per essere così. Quando si parla invece tutta questa operazione porterà liquidità alle imprese, nel decreto non è previsto nessun controllo di dove andranno questi soldi, quindi se andranno in speculazione, in assicurazione o nei nuovi Lehman Brothers, noi su questo cittadini italiani non lo sapremo mai. Terzo punto, quando lui ha parlato dell'IRES, ascoltate bene perché questo ve la metteranno in quel posto tutti, togliendo l'IMU
scusate l'espressione, ma visto che non mi ascoltate voglio usare questi termini, è previsto che se l'IMU non viene ricoperto aumenteranno le accise sulla benzina. Quindi nel momento in cui hanno tolto l'IMU e le quote e la copertura non è necessaria, le stesse tasse le pagherete al distributore di benzina. Questa è la serietà di questo governo. Per concludere, il tema è del consiglio di zona, perché ho chiesto di mandare un telegramma. Se, come ha detto una consigliera, credo la Meloni, che il nostro parere non conta, Melone, sì vabbè, chiedo scusa, io con la frutta e verdura faccio sempre confusione. Se uno crede di essere qua e di non contare nulla, io gli lascio credere questo, così io se sono qua è perché penso di contare qualcosa, per voi non conterò nulla, ma se bisogna portare avanti delle battaglie le possiamo fare benissimo anche da questo consiglio di zona, e magari se voi pensate di non valere nulla, guardate, sono il numero uno, almeno vi rispondo così su questa mozione. Grazie. Mettiamo in votazione. Ricordo che c'è in discussione anche la mozione presentata inizio seduta dal consigliere Gesmundo, perché ha raccolto, lo so, perché ha raccolto le firme necessarie per essere discusse in via d'urgenza. Chiudiamo la votazione. Presenti 36, favorevoli 15, contrari 19, astenuti 2, respinto. Passiamo al punto successivo. Come in ogni seduta, chi non è interessato al dibattito di questo punto può uscire dall'aula e permettere a chi sta dentro di discutere, grazie. Richiesta di riqualificazione urbanistica della rotatoria relativa all'intersezione tra via Stesani e via Vincenzo da Seregno. La mozione è presentata a inizio seduta dal consigliere Gesmondo, a cui do la parola. Grazie Presidente. Visto che non voglio annoiare con questa mozione che ormai è nota a tutti e infatti è un sollecito che si vuole fare, la do per letta e la passo ai voti. Grazie consigliere Gesmundo. Consigliere Simi, presidente Simi, consigliera Newsday. No, sì, visto che si parla di argomenti in cui contiamo, è due anni che quella rotonda in quelle condizioni, non solo in quelle condizioni, non c'è più manutenzione, le strisce pedonali non si vedono più, ci sono degli affossamenti della sede stradale in cui si riempie, in cui l'acqua delle precipitazioni si deposita e quando passano macchine e autobus fanno la doccia ai passanti. Da tempo noi chiediamo anche che almeno la manutenzione straordinaria, provvisoria venga fatta, ma neanche questo. Io ho scritto adesso, ieri ho scritto a Valtorta che non mi ha ancora risposto, aspettiamo, perché finché l'intervento non viene fatto, questo tipo di risoluzione provvisoria della sede stradale deve essere fatta. Grazie. Consigliere Abbiati. No, grazie Presidente, sono contento che il consigliere Gesmundo presenta l'ennesima mozione che già i vari gruppi in quest'aula hanno presentato. Io voglio solo citare l'interrogazione del 27 settembre 2012 al quale lei prontamente mi diede risposta quando aveva ricevuto la risposta appunto dal comune, che ci annunciava che per i primi mesi del 2013 avrebbero fatto i lavori. E non solo, siccome nell'interrogazione si segnalava che quell'area lì, quello che ha appena detto anche il consigliere Newsday, ci sono gli attraversamenti pedonali, ci sono gli avvallamenti, sempre nella risposta assicurava dei pronti interventi da parte dei vigili, della polizia locale. Effettivamente non c'è più neanche più manutenzione. Sono tre anni che la rotonda, l'ha mai soprannominata la rotonda del Lego, è diventata una cosa molto pericolosa, quindi se eventualmente non abbiamo le tempistiche, vi chiedo quantomeno di far intervenire a rattoppare quei buchi che ci sono, quei crateri che si sono formati, e magari sistemare appunto i New Jersey in plastica in maniera che non si creino pericolosi e inutili incidenti. Grazie. Presidente Simi e poi consigliere Belli.
Sì, grazie. No, io volevo semplicemente specificare, fare alcune precisazioni. Allora, innanzitutto bisogna dire una cosa, che la delibera di giunta comunale che ha approvato il progetto è del 26 ottobre 2012, e quindi sono passati un anno e dispari, è già passato. Per cui questo effettivamente è una questione abbastanza, diciamo così, scabrosa. Sto leggendo un appunto che mi sono fatto, e la delibera di giunta numero 2172 del 26 ottobre 2012, per cui è passato abbastanza tempo, è questo che sto dicendo, non sto dicendo il contrario. Cioè, primo, per quanto riguarda la questione della situazione della rotonda, devo essere sincero, ma c'è stato un intervento da parte del nucleo di intervento rapido in gennaio di quest'anno per mettere in sicurezza i New Jersey che erano stati spostati dalla loro sede. Non ho il giorno esatto in cui è intervenuto il NUIR, ma è stato fatto nel gennaio del 2014. Sono ancora fuori posto. Testimonianza di oggi. Sto dicendo che sono usciti a gennaio di quest'anno, sono usciti i tecnici e hanno rimesso a posto il New Jersey. Può darsi che sia stato rispostato un'altra volta, essendo di plastica. Adesso, volevo semplicemente dire che in questo momento il progetto è in fase di deposito del progetto definitivo, però effettivamente è passato troppo tempo da quando l'abbiamo visto noi nel 2011, per cui ritengo che sia meritevole la mozione da approvare, in quanto il Consiglio di Zona giustamente chiede, a differenza del punto precedente, un intervento diretto da parte delle autorità competenti, perché non è ora di finirla che passi troppo tempo tra la richiesta di fare un intervento e l'intervento medesimo. Grazie. Ci sono altri interventi? Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 34, favorevoli 34, contrari 0, astenuti 0, approvata. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la seduta è chiusa. Dopo 200 mozioni dell'opposizione, anche la maggioranza.